Un buongiorno da Fabio Sebastiani, in studio per il consueto appuntamento con l'informazione qui dai microfoni di Radio Rete Edicole. Noi apriamo il nostro giornale con le notizie dall'estero, in particolare da Israele, che lancia un avvertimento ad Hamas affinché desista. Dice Avigdor Lieberman, il ministro della difesa israeliano, dall'organizzare nuove provocazioni. Lieberman è stato ieri in visita alla striscia di Gaza. Abbiamo fissato regole di comportamento chiare, ha detto, e non intendiamo cambiarle. Chi si avvicina ai recinti di frontiera rischia la vita. Martedì, sempre ieri, quindi, il ministro della salute nella striscia di Gaza palestinese ha reso noto che un uomo palestinese, Arafah, di 25 anni, è stato ucciso dalle forze di occupazione sul confine. Arafah è stato colpito negli scontri a est di Bureji, nel centro di Gaza. Le tensioni quindi rimangono alte dopo l'uccisione di 18 persone durante la grande marcia del ritorno. E passiamo in Francia. Ieri c'è stato uno sciopero duro dei ferrovieri contro la ristrutturazione dell'azienda pubblica dei trasporti ferroviari e la nuova formula contrattuale per i dipendenti in vista della liberalizzazione. Hanno scioperato i ferrovieri, ma anche i piloti, i netturbini e gli addetti al settore energetico, che sono in agitazione. Il colpo più duro è stato quello inferto dai macchinisti dei treni. Solo in 2 su 10 si sono presentati al lavoro, permettendo a un solo treno ad alta velocità, il TGV, su 8 di svolgere il servizio. I macchinisti hanno aderito al 77%. Allo sciopero. Eurostar, che svolge il servizio tra Parigi e Londra, ha cancellato 5 dei suoi circa 15 collegamenti quotidiani. La bufera su Facebook: Zuckerberg rinterviene, risolveremo i problemi, dice, ma ci vorranno anni, non è questione di 3 o 6 mesi. Penso che la realtà sia che la risposta ad alcune delle domande sulla privacy, sulla difesa della privacy nel social, richiederà un periodo più lungo. Mark Zuckerberg ha reso ufficiale nella sua ultima intervista rilasciata a Vox la posizione dell'azienda tra fake news, interferenze elettorali, violazioni della privacy, quella che si sta abbattendo da circa un anno sul social network da 2 miliardi di utenti. È una vera e propria tempesta dalla quale, almeno per ora, non sembrano provenire segnali di quiete. A Wall Street la società ha perso quasi 100 miliardi di dollari nelle ultime settimane e continua la grande fuga dei finanziatori e degli inserzionisti pubblicitari che non vogliono più legare il loro nome alla piattaforma. Dietro la bufera che sta investendo Facebook c'è di sicuro una durissima guerra tecnologica che si sta combattendo nella Silicon Valley. Ne sono una prova le accuse mosse da Tim Cook, numero 1 di Apple, che riguardano la presunta pratica seguita dal gruppo di Menlo Park di fare soldi sui dati personali degli utenti. E passiamo alle notizie dall'Italia: il salvataggio delle banche venete pesa sia sul deficit sia sul debito italiano. Secondo il verdetto arrivato ieri da Eurostat, l'Istat europeo, l'impatto sul deficit delle operazioni Veneto Banca e Popolare di Vicenza è stato di 4,7 miliardi sul deficit e di 11,2 miliardi sul debito, includendo nel conteggio anche le garanzie. E cambiamo argomento: il giudice di Milano ha respinto il ricorso della mamma lavoratrice licenziata da IKEA, che riteneva il licenziamento discriminatorio in quanto doveva accudire a suo figlio handicappato e chiedeva il reintegro e il risarcimento del danno. Per il giudice, che ha analizzato il ricorso, i comportamenti dell'ex dipendenti sono stati di gravità tali da ledere il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e consentono l'adozione del provvedimento disciplinare espulsivo. La CGIL ha respinto la decisione. Il provvedimento, a nostro avviso, si legge in una nota, appare ingiusto e non condivisibile. E per questo la lavoratrice, con il sostegno della Filcamps CGIL di Milano, ha già dato mandato ai suoi legali di presentare ricorso in opposizione e nei prossimi giorni verrà depositato. Intanto questa mattina alla Camera del Lavoro di Milano ci sarà una conferenza stampa della CGIL sul caso, appunto, della lavoratrice.
Un 6 in condotta nei confronti di uno studente minorenne che ha pubblicato su Facebook un post in cui criticava il progetto di alternanza scuola-lavoro. È accaduto a Modena presso un istituto tecnico, il Da Vinci di Carpi. Il giovane, che frequenta una classe quarta, avrebbe espresso sul social il disappunto per il mancato pagamento del lavoro svolto nel progetto didattico che porta gli studenti dai banchi di scuola all'interno di realtà lavorative. Il preside dell'istituto spiega che le critiche del giovane sarebbero arrivate proprio il primo giorno in azienda, quando le imprese, tra le prime caratteristiche che chiedono, c'è la buona educazione. Al di là delle competenze tecniche, evidentemente la presa di posizione è dovuta a convinzioni ideologiche, ha aggiunto il preside, sull'alternanza scuola-lavoro, probabilmente antecedenti rispetto all'inizio del periodo in azienda, e per questo motivo però lo studente è stato classificato con una insufficienza in condotta. Bene, è tutto per il nostro GR, noi vi ringraziamo per l'ascolto. Tra poco, dopo la sigla e una breve pausa musicale, noi torneremo in onda con la scheda di programmazione della giornata, quindi rimanete in ascolto.
Allora, le 10 minuti e 30 secondi, noi riapriamo i microfoni qui da Radio Rete Edicole per un'altra giornata di programmazione. Oggi è mercoledì 4 aprile 2018. Oggi torneremo a parlare dei congressi provinciali del Sinagi, ci collegheremo alle 11 con Raniero Casini. Ieri c'è stato il congresso del Sinagi di Firenze, quindi sentiremo da lui le ultime novità. Domani sarà il turno di Arezzo con Fernando Panci, parleremo appunto con lui del congresso di Arezzo, che invece c'è stato qualche giorno fa, siamo rimasti un po' indietro nel conteggio. Poi ne avremo anche un altro venerdì, alcuni congressi che ci sono stati tra Calabria e Sicilia, ne parleremo con Sara Barbuto. Questo è il panorama per questi 3 giorni che mancano alla fine della settimana. Alle 10.30 oggi il consueto appuntamento invece con il fumetto, Nuvole parlanti e matite colorate, questo è il titolo della nostra rubrica curata da Fabrizio Melodia. Bene, è tutto per il momento, un altro po' di pausa musicale, poi alle 10.20, arrivare alle 10.20 quando sarà il turno della rassegna stampa, daremo un'occhiata agli argomenti e ai titoli dei giornali, delle prime pagine dei giornali oggi in edicola, quindi a risentirci tra poco.